Airbit ti porta per mano e mette a tua disposizione la professionalità e l'eccellenza misurate in anni di esperienza e concretezza nel settore dell'edilizia. Vieni a scoprire l'ampia varietà di pitture, vernici e rivestimenti. Sigma Coating, Sikkens, Ivas, tutte di altissima qualità e frutto della ricerca e della tecnologia più avanzate che garantiscono sempre un risultato durevole nel tempo. Per il tuo progetto, la tua casa, la tua azienda e il tuo ufficio, scegli solo il servizio, la qualità e la competenza di Airbit e godi gratuitamente del nostro servizio tintometrico personalizzato che consente di realizzare tutte le tonalità di colore desiderate e di riprodurre anche tinte non presenti sui campionari. Vieni a trovarci in sede e affidati ai professionisti di Airbit, il leader del colore. Bentrovati, l'ospite di questa puntata di Persone credo che vi sorprenderà. Vi sorprenderà perché è una persona molto molto genuina, simpaticissima, fa tante cose, forse le fa anche tutte bene, poi chiediamo a lui, no? Ma intanto partiamo da che cosa fa. È un professionista sanitario, audioprotesista, ho detto bene? Sì, esatto, perché, esatto. Audioprotesista, ma noi non parleremo della tua professione di audioprotesista. Audioprotesista. È pure un pochettino complicato farlo. Parleremo di altro, parleremo delle tue passioni, che sono tante, la passione del mare, la passione della musica, la passione della moto e delle auto, tante belle cose che però lo hanno portato un po' in giro per il mondo a conoscere tante persone. Addirittura hai suonato in un complesso molto importante, sì, vero? Ho suonato in un paio di gruppi importanti, sono tutti importanti perché questi due in particolare sono gruppi che sono stati conosciuti in tutto il mondo, sono gruppi di un genere di nicchia che è il metal, e sono gruppi che hanno in qualche modo segnato anche il mio rapporto con la musica ed è... Senti, però mi incuriosisce questo fatto, no? Perché non hai continuato con la musica, o meglio, perché non hai abbracciato la carriera professionale della musica, visto che hai questa tendenza? Oltretutto, correggimi se sbaglio, un po' di appuntini tuoi. Suoni il basso, la batteria, il pianoforte e la chitarra. Sì, diciamo che il mio strumento principale è la batteria. Cerco di suonare tutto quello su cui riesco a mettere le mani, in realtà, perché suonare più di uno strumento dà una visione diversa della musica. A seconda di quale strumento stai suonando, vivi la musica in maniera diversa, è un modo per viverla a 360 gradi. Io poi provengo da studi di pianoforte classico, la mia iniziazione alla musica è passata attraverso quello. Ho iniziato con il pianoforte, sono stato un pessimo pianista, sono passato alla batteria e da allora sono posseduto dal lato... Una curiosità, Ottavio, perdonami se ti interrompo, però mi incuriosisce. Allora, io sono amante della musica, come immagino La totalità del genere umano. Chi non ama la musica vuol dire che non è umano, è un'altra cosa, anzi non è manco animale, perché gli animali amano la musica, sì. Le mucche fanno più latte, i cani sono felici. Allora,
Però la cosa che vorrei capire, no? Proprio per curiosità, che significa che a secondo dello strumento si vive la musica in maniera diversa? Perché ciascuno strumento ha un ruolo quando si fa musica e viverlo da un'altra parte, e cioè viverlo dalla parte di una persona che fino a magari al giorno prima ha suonato con te mentre tu eri su un altro strumento, ti dà la sua visione della musica, la sua visione del tuo ruolo a parti inverse, e quindi ti dà la possibilità di costruire la musica in maniera diversa e anche di viverla, certo, in maniera diversa. Senti, poi, è difficile da spiegare a parole, però no, ma è chiaro, bello. È chiarissimo, ho capito perfettamente. L'altra cosa che hai detto, che pure mi incuriosisce molto, no? La musica ti ha poi trasmesso questa capacità di manualità che ti è molto servita anche nel lavoro, è così? È così. In particolare sono state le mie passioni dei motori in generale che mi hanno portato poi a imparare a farmi da solo i lavori, e quindi la manualità, il saper riparare un motore o una moto, mi è capitato in viaggio, può fare la differenza ed è gratificante lavorare. Io sono appassionato di auto e moto d'epoca, ne ho alcune, e fare i lavori sui propri veicoli, che poi sono degli oggetti, c'è un'attrazione quasi feticistica verso una moto di 60 anni fa. Poterci lavorare, poterci mettere le mani è gratificante, fa parte secondo me del gioco, è bello due volte. Senti, oltre a vedere questa laurea in tecniche autoprotesiche, un po' complicate per me, autoprotesiche, no? Tu hai anche conseguito una laurea in scienze della comunicazione. Sì. E manco lì ti sei lanciato, però. No, comunque preferito... ho sondato, un po' assaggiato, ho misi su un'agenzia di pubblicità con un collega. Ci ho lavorato, mi ha dato la possibilità di accedere poi a una delle mie professioni ormai andate, a cui ho rinunciato anni fa poi per fare altro e per trovare la mia strada. Hai fatto bene. Ho fatto bene, sì. Lo dice uno più o meno del settore, no? Hai fatto benissimo. Ho fatto bene. Senti, parliamo un po' della tua famiglia. Sì. Io lo dico sempre, entro in punta di piedi nelle famiglie con la massima discrezione, eccetera. Tu hai un papà che ha 92 anni, sì. Una mamma adorabile che ne ha 85, sì. Si chiamano papà Franco e mamma Clementina. Esatto. Papà è originario di Palermo, sì. Mamma originaria di Caserta. Sì. Ecco, questo incrocio tra un palermitano e una campana, un siciliano di Palermo e una campana di Caserta, cosa ha generato? Intanto ha generato due figli meravigliosi, te e una sorella. Ti ringrazio. Ha generato innanzitutto la cucina fusion prima che fosse inventata, perché fin da quando eravamo bambini mia madre... A mia madre piaceva, mio padre anche cucina e lo ha fatto spesso, però mia madre in particolare, che è la persona che cucina più spesso in casa insieme a mia zia, io ho una zia, non te l'ho detto prima, ma ho una zia che vive con i miei genitori e che ci ha fatto da tata a me e a mia sorella. Mia zia si chiama Antonietta, è una persona molto importante nella mia vita. Cucina bene nella nostra vita, anche lei cucina bene. Cucina sì. Bene. Allora, salutiamo zia Antonietta. Mia madre ha dato ha mischiato la cucina campana con quella siciliana. Ne è nato qualcosa di interessante. È una buona miscela. D'altra parte, sono due ottime cucine, quella siciliana e quella campana. Senti, torniamo un po' a te da bambino. Sì. Tu mi hai scritto che a sei anni. Utilizzando una metafora, ti piacciono molto le metafore? Molto. Ecco, utilizzando una metafora, in questo caso, ai noi, militare, a sei anni hai fatto il militare ad Arezzo. Sì. Che cosa è accaduto? Peschiamo un po' nei ricordi. Io l'ho fatto ad Arezzo. In realtà è una metafora volutamente
iperbolica. Io ho fatto il militare ad Arezzo, nel senso che quando avevo 6 anni c'è stato il terremoto qui, i miei genitori, per portarmi via dal caos che qui regnava, hanno deciso di mandarmi ad Arezzo. La famiglia di mio padre è sparsa in tutta Italia, e una parte della mia famiglia ancora oggi è ad Arezzo, e io ho vissuto lì 1 anno, ho fatto la seconda elementare. Arezzo è una città che io chiamo casa, come Avellino, però all'inizio è stata dura, perché dall'oggi al domani io sono partito la mattina del 23 novembre dell'80 per andare a festeggiare il compleanno di mia madre da mia nonna a Caserta, e sono tornato a casa mia ad Avellino dopo 1 anno, perché poi da Caserta sono partito direttamente per Arezzo dopo un paio di giorni. Hanno organizzato tutto per me, la scuola era già decisa, per cui è stata dura, però ho avuto i miei cugini, che per me sono come fratelli, i miei zii, che sono stati come dei genitori. Ero in un'altra famiglia che comunque era ed è comunque la mia famiglia, certo. E lì ho potuto anche coltivare ulteriormente la passione per le moto, perché mio cugino è più grande di me. Allora, le moto, il mare, la musica. Sì. A me hanno raccontato che tu sei il classico tipo, mi piace dire, il classico cristiano che sa campare, no? Che sa campare. Intanto sei un ottimo lavoratore nella tua professione, mi hanno detto cose strabilianti, sei molto molto bravo, questa manualità straordinaria che dalla batteria ai motori, monti, smonti, eccetera, insomma, sei bravo, ok? Sei tanto bravo da guadagnare sufficientemente bene per campare bene, no? E ti viene il mare. Cominciamo con questo viaggio in Spagna. Sì. Che cosa è accaduto? In moto, rigorosamente in moto. Rigorosamente in moto. Nel 95 io avevo 21 anni, non avevo i soldi per comprarmi una moto. Mio padre aveva questa vecchia Guzzi del 69 e io la presi, dissi: guarda papà, uso la tua moto per andare al mare, senza specificare dove. Va bene, questa moto aveva all'epoca la batteria ormai in corto e frenava malissimo. Noi la caricammo di tutto, io e questo mio amico che adesso fa il medico a Roccaraso, e partimmo così, col giubbino di jeans, la maglietta a maniche corte, le scarpe di tela, arrivammo al confine col Portogallo. Questo è il tuo amico Fulvio o un altro? Questo è il mio amico Diego, questo è il mio amico Diego. Insieme ad altri 2 amici, Felice e Luca, amici di infanzia, eravamo in 4 con 2 moto, senza soldi, senza equipaggiamento, senza. Avevamo solo una cartina della Spagna e l'idea di raggiungere Tarifa, che è un posto magico per me, che è proprio nel punto più meridionale d'Europa, è dopo Gibilterra, a 14 km in linea d'aria dal Marocco. All'epoca era frequentato prevalentemente da surfisti, adesso ci sono tornato nel 2015, è diventato molto più turistico e molto diverso. Il mondo è cambiato molto il modo di viaggiare. Io mi ritengo un privilegiato perché ho vissuto il viaggio quando non c'erano i cellulari, non c'era internet. I miei genitori hanno avuto notizie di me dopo 15 giorni, cioè io sono partito, li ho chiamati dopo 15 giorni. Oggi sarebbe impensabile, anche allora era impensabile. Ma è vero che a casa tua c'è stata, come dire, un'educazione siberiana? Sì, sì, sì. In che senso? Perché? Quella che io chiamo l'educazione siberiana di casa Amato. Mio padre su alcune cose è stato abbastanza rigido, nell'insegnarci i valori della vita, il rispetto per le persone e alcune cose che per lui erano importanti. Lui mi portava in barca quando ero bambino, già quando ero bambino. Mio padre ha sempre avuto la barca, una barca piccola ovviamente, perché non è che eravamo ricchi per cui potevamo avere la barca di 12 metri. È una piccola barca con un motore fuoribordo molto veloce, molto divertente. E fin dalla nostra infanzia io e mia sorella siamo andati in barca con lui. Lui diceva, quando eravamo al mare, diceva: chi vuole venire in barca domattina sveglia alle 5, quindi noi ci svegliamo alle 5 quando eravamo in vacanza e poi uscivamo in mare con lui.
Facevamo il bagno al largo, quando eravamo fuori, eravamo giù in acqua e dovevamo risalire, lui aveva questa cosa che non ci dava la scaletta per salire in barca. A proposito della barca del mare, no? C'è un aneddoto di zio Ciccio, ma chi Sì, è? mio zio Cioè, è Ciccio, proprio uno zio, sì, esiste. è un mio prozio. Negli anni 50 anche lui amava andare in barca, usciva dal tribunale e andava in barca, aveva la barca a Mondello, a Palermo. E un giorno, mentre saliva in barca, lui tutto sempre molto elegante, vestito di bianco con il Panama, scuro di pelle, tant'è che lo chiamavano Ciccio Uniuru, che significa il nero, perché era sempre al sole, era sempre in barca. Gli si avvicina un gentiluomo della Palermo, bene, con le sue figlie, e gli chiede: Senta, ci può portare un po' in giro qua? Mio zio, che capisce immediatamente che lo avevano scambiato per uno di quelli che noleggiava le barche, visto che era un gran burlone. Gli fa: prego, si accomodi, li fa salire in barca, li porta in giro tutto il pomeriggio, gli chiedono: andiamo di qua, andiamo di là. Lui: certo, pronto, immediatamente, li porta e fa questo pomeriggio in compagnia di queste persone, divertendosi tantissimo perché aveva capito l'equivoco. Poi, una volta tornati, questo signore mette mano al portafogli e gli chiede: quant'è? Mio zio si ritrae e gli dice: no, 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 per carità, per carità. Poi gli tende la mano per stringergliela e gli dice: siete stati ospiti miei, sono l'avvocato amato. Ah sì, ci ha tenuto a precisare, giustamente. Senti, ma a proposito di valori, no? Tu ricordi, a te piace ricordare almeno, che a un certo punto della tua vita hai non scoperto, magari si è rafforzato in te un valore, sei compassionevole. Che cosa è accaduto? La mia professione mi porta ad esserlo, o meglio, penso di esserlo per formazione, per natura, forse. Perché la tua professione? No, questo mi incuriosisce. Sì, Tu sei audioprotesista. protesista, Perché sì. la tua professione ti porta ad essere compassionevole? Perché rispetto alle persone che non ci sentono, come me, Sì, insomma. ho a che fare con persone che comunque vivono un disagio. La persona ipoacusica è una persona sofferente. C'era una scrittrice americana sordomuta che diceva: la cecità separa le persone dalle cose, la sordità separa le persone dalle persone. Chi non sente bene è isolato, per definizione. E spesso è anziano e vive situazioni di comorbilità, cioè ha altre difficoltà. Avere a che fare con queste persone mi insegna ogni giorno la compassione, che la compassione è intesa nel È senso importante, etimologico del certo, è termine. chiaro, questo è un valore, questo è certamente un valore. Però fatti dire una cosa, no? Anche perché mi è doveroso dirlo, visto che tu sei audio, come ti chiami? Audio accidenti protesi. Oh, Audioprotesista, protesista. sì. Io ho risolto il problema di questo disagio, giusto che esiste il disagio di non sentirci bene, con un nostro cliente, quindi gli faccio pubblicità ben volentieri, che è l'Acustica Irpinia, una persona eccellente. Mi ha sistemato per benino, apparecchi che si vede, lo vedi? Vedi? Tu che No, sei un esperto, non si vede? Benissimo, ve lo consiglio, Acustica Irpinia non è concorrente tuo, no? Tu lavori a Benevento, non c'entra, sì, giusto? lavoro a Non c'entra. Benevento. Perfetto, va benissimo. Senti, un'altra cosa molto importante, il modo di viaggiare, tu che viaggi tanto, no? E poi viaggi in maniera originale, la moto, l'auto da solo. Poca roba, poca aerei, poca. Com'è cambiato questo modo di viaggiare? In che cosa è cambiato? Se è cambiato il modo di viaggiare negli ultimi 20 anni, diciamo, ecco, prendiamo una data così a caso. È cambiato perché per un motivo molto semplice, 20 anni fa non c'erano i cellulari, non c'era internet. Questa cosa dava una dimensione del viaggio che era completamente diversa. Io sono contento di averla vissuta. Il mondo era diverso, le strade erano diverse, e le persone erano diverse, anche noi, ovviamente, eravamo più giovani, eravamo diversi. Poi, senza alcuni ausili tecnologici, si era più immersi nel posto in cui eri, non avevi contatti con le
con il tuo, la tua sfera di vita quotidiana, quindi non avevi contatti con i tuoi amici, non avevi contatti con la tua famiglia, avevi molti più contatti con le persone del luogo, chiedevi le informazioni, avevi più spinta, più voglia di conoscere anche il benzinaio che ti sta facendo il rifornimento. Era diverso. Per esempio la N340, che è la strada che io feci durante il mio primo viaggio, che ho rifatto nel 2015, quando l'ho fatta la prima volta era una strada come la provinciale che porta, la vecchia strada che porta a Lioni, la vecchia Ofantina, adesso è un'autostrada, e già questo ti fa vivere diversamente, perché certo, la velocità è diversa. Benissimo. Sai, se dico Fulvio, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Fulvio è un nome. Nome Fulvio, Fulvio è un mio amico un po' pazzerello, e lui... mentre ci sono alcune persone che non vanno più neanche in motorino dopo essere stati in moto con me, io in moto ho un paio di moto sportive con cui vado anche a girare in pista. Perché li hai scoraggiati? Li ho spaventati, senza volerlo, non me l'hanno senza detto volerlo. Immagino che cammina 180. Hanno avuto, neanche, però insomma hanno vissuto in questo modo questa esperienza. Lui invece l'ha ricercata. E mi ha chiesto qualche sera fa perché non mi porti a fare un giro in moto. E lui si è anche lanciato col paracadute, ha guidato una Lamborghini in pista, quindi è alla ricerca di emozioni forti, e al culmine c'è stato il giro in moto con me. Mi ha fatto ridere questa cosa, semplicemente lo saluto. Senti, il tuo particolare rapporto con il mare, no? Sì. Da che cosa nasce? E poi come è evoluto questo rapporto? Specialmente mi pare di aver capito che hai avuto anche un incidente a mare, sì, no? Sì, sì, abbastanza sì, traumatico. Sì. Ma questo rapporto ce lo spieghi veramente in pochissimo tempo, perché abbiamo soltanto 3 minuti ancora sì, a disposizione. Certo. Io come sport, io sono un nuotatore, mi piace molto nuotare fin da quando ero bambino. E ho avuto sempre un rapporto con l'acqua di massima confidenza. Il mio opposto, perdonami, io nuoto e faccio il bagno in mezzo metro d'acqua, non deve superarmi l'ombelico, rigorosamente, paura, terrore, prego. E insomma, avevo, specialmente in passato, avevo un'ottima acquaticità. E poi nei primi anni 90 un giorno andammo al mare con degli amici, e quel giorno stavamo morendo in sei. Io andai a recuperare prima uno e poi un altro, e insomma rischiammo grosso, tornammo in spiaggia veramente perché fummo molto molto fortunati. Il mare era grosso, noi imprudentemente decidimmo di fare il bagno e di portare questi due amici che insomma non sapevano nuotare molto bene. Questa cosa mi ha veramente segnato, perché mi ha tolto una parte del mio rapporto con l'acqua, che poi ho impiegato anni a recuperare, e non so se ho recuperato fino in fondo. E insomma anche con la vita in generale, con gli eventi che possono subentrare nel momento in cui sei nel tuo momento di massima fiducia in te stesso, nelle tue capacità, ti rendi conto che non sai niente, basta un attimo e non certo, ci sei più. Certo, chiarissimo. Senti, siamo alla penultima domanda, perché poi alla fine ho conservato una piccola chicca che probabilmente ti farà anche piacere, no? Ed è la prima volta che lo faccio, oltretutto. La cosa che volevo invece chiederti, prima di concludere, tu hai suonato tanto, tantissimo, suoni ancora, hai suonato con gruppi importanti, come hai ricordato, no? Gruppi che hanno avuto poi una eco addirittura mondiale, e questo è molto bello. Che effetto ti fa quando incontri persone che ti riconoscono per il musicista, no? E magari ti guardano in un certo modo, qualcuno si entusiasma. Qual è l'effetto immediato che ti fa?
È bello, è gratificante, ti dà la misura del fatto che hai lasciato qualcosa, hai lasciato una traccia. Non molto tempo fa ho ricevuto un'email dal Giappone, era un ragazzo giovane tra l'altro. Io ho suonato tanti anni fa in questi gruppi, ho suonato alla fine degli anni 90. E lui mi dice, mi scrive, guarda, i miei tre batteristi preferiti sono Neil Peart, Mike Portnoy e tu. Bellissimo. Questa cosa mi ha fatto ridere, però mi ha anche fatto Molto piacere. Mi ha gratificato. anche Senti, fatto piacere. velocemente, ma velocemente significa in 5 secondi, che cos'è per te la vecchiaia? Come immagini la vecchiaia? Ti fa paura la vecchiaia? Sì, mi fa paura la vecchiaia. Dopo l'incidente a mare avevo paura della morte. E per tanto tempo, insomma, ci ho pensato. Invece, quello che veramente penso sia spaventoso è la vecchiaia come a volte viene vissuta nel mondo moderno. In particolare, io penso che la cosa veramente spaventosa sia il ricordo di quando eri giovane. Allora, ascolta, abbiamo 20 secondi Sì. e devono essere assolutamente 20. Chiediamo scusa a tua sorella perché di lei non ti chiedo di far niente, no? Però io vorrei che tu dicessi un grazie per qualcosa a tua mamma Clementina di 85 anni e un grazie a tuo padre Franco per qualcosa, papà che ha 92 anni. Magari un po' sentimentale, però mi piace concludere così. Anche a Grazie me. mamma per... Io li ringrazierei, ovviamente li dovrei ringraziare di tutto, perché tutto quello che sono è grazie a loro. Mia madre la ringrazio in particolare per avermi trasmesso qualcosa del suo lato artistico che è enorme, di mia mamma e della sua famiglia. Mio padre mi ha trasmesso l'amore per il mare e per i motori e la manualità, la capacità di cavarmela qualsiasi cosa succeda. E io ringrazio te, Ottavio Amato, per essere stato con noi, simpaticamente con noi. Persona simpaticissima, l'ho conosciuta esattamente mezz'ora fa, 5 minuti prima che cominciassimo a registrare questa puntata di Persone. Grazie ancora a Ottavio Amato, naturalmente complimenti e auguri Grazie a te, per le altre direttore. cose belle che potrai fare. Grazie a voi, arrivederci con la prossima puntata, che credo sarà l'ultima di questa stagione, credo, di persone, poi manderemo in replica qualche cosa perché insomma anche io ho diritto a un po' di vacanza. No? grazie ancora Ottavio, simpaticissimo, davvero simpatico, una bella vita intensa, piena di ottimi valori. Grazie a voi, arrivederci con persone.